Tragedia all'alba, investito e ucciso dal treno, muore a Castelferretti un uomo di 47 anni. Lotta e contrasto all'evasione, il Comune di Fano e la Guardia di Finanza firmano un protocollo d'intesa per scovare i furbetti. A Marotta vaccinati 200 over 60 in 4 giornate, da oggi al via le prenotazioni senza limiti d'età. Affitti a Fano non ce ne sono quasi più, l'offerta di alloggi si è quasi azzerata, troppe le richieste, è sempre più difficile ottenere un mutuo per acquistare una casa. Il giorno del concorsone al Palasport di Pesaro, oltre 5.000 candidati per 36 posti in regione. Non è facile trovare, diciamo, il famosissimo detto posto fisso, che ormai insomma la generazione nostra non credo che lo troverà mai. Partiti a Fano i lavori per la nuova pista ciclabile in via della Giustizia. L'assessore Tonelli annuncia: mettiamo in sicurezza ciclisti e pedoni. L'intervento si concluderà nel giro di un mese. Buonasera e bentornati sul canale 17 di Fano TV per una nuova edizione del nostro telegiornale. In primo piano la sinergia tra le Fiamme Gialle e il Comune di Fano, che permetterà di intercettare chi non paga le tasse e chi percepisce ingiustamente i contributi pubblici. Non avranno vita facile i furbetti che ottengono in modo illecito benefici e agevolazioni erogate dal Comune. Da oggi, infatti, grazie a un protocollo firmato con la Guardia di Finanza, si punterà ancora di più sulla prevenzione e sul contrasto all'evasione fiscale. Dagli aiuti con le case popolari alle agevolazioni per le fasce più deboli, dalle tasse fino al reddito di cittadinanza. L'accordo siglato ufficialmente dal sindaco di Fano Massimo Seri e dal comandante provinciale delle Fiamme Gialle Enrico Blandini persegue non solo la legalità ma anche la tutela di quei cittadini che rispettano le regole e lavorano con dignità. Io credo molto in una Guardia di Finanza, mi piace definirla, a forte vocazione sociale, proprio perché deve sempre più essere vicino al contribuente onesto, quindi alle persone corrette, all'imprenditoria sana. E questa è un'ulteriore formula che ci aiuta ad orientare la nostra azione e quindi ad individuare tutti quei soggetti che evidenziano, manifestano una capacità contributiva che non è in linea con quella dichiarata. Scendendo nell'aspetto operativo, questa sinergia prevede che gli uffici del Comune di Fano forniscano alla Guardia di Finanza dati, notizie e informazioni utili al perseguimento delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari. I nostri uffici, ha dichiarato l'assessore Sara Cucchiarini, saranno a disposizione delle Fiamme Gialle. È un onore per noi poter viaggiare all'unisono per garantire l'equità sociale a vantaggio della cittadinanza. Quando le istituzioni collaborano, ha detto invece il sindaco, portano sempre un valore aggiunto. Ecco, quando ci sono i furbetti che magari sono nelle condizioni di poter sostenersi da soli, non aver bisogno di sostentamento, questa diventa una doppia offesa per la gente. E allora con questo protocollo ci saranno controlli incrociati per scoprire questi che in qualche modo eludono le regole ma sfruttano risorse che dovrebbero andare a persone che hanno veramente bisogno. È un po' come quando vediamo che ci sono dei finti ciechi che prendono una pensione. Ecco, queste cose sono cose che non vanno bene. Per cui chi rappresenta un'amministrazione ha il dovere anche di evitare che accadano certe cose, ad iniziare non soltanto per una questione di giustizia ma di rispetto della persona. E con questo protocollo ci saranno maggiori controlli in questa direzione, penso che alla gente faccia piacere. Tragedia questa mattina a Falconara Marittima, dove un 47enne è stato investito e ucciso da un treno in transito, l'Intercity Ancona-Roma. Il fatto è accaduto poco dopo le 6 alla stazione di Castelferretti, inutili purtroppo ai tentativi di soccorso. Sul posto la polizia ferroviaria che indaga sulla dinamica, ma l'ipotesi più probabile per gli investigatori sarebbe quella di un gesto volontario. Per consentire gli accertamenti dell'autorità giudiziaria, la circolazione è stata interrotta fino alle 8.30 e diversi treni sono stati cancellati. La salma è stata trasferita all'obitorio di Torrette.
E dalle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco erano impegnati nelle ricerche di un novantenne che si era allontanato da casa a Civitanova Marche. Nel primo pomeriggio il corpo senza vita dell'anziano è stato trovato in un pozzo artesiano profondo circa 23 metri. È stato recuperato e affidato al personale del 118. Il cui medico presente sul posto ne ha dichiarato il decesso. Per le ricerche erano intervenuti anche l'elicottero proveniente dal reparto volo di Pescara e il personale del staff Espelio Alpino Fluviale. Adesso i dati che riguardano il coronavirus, una buona notizia perché c'è stata un'altra giornata senza decessi legati al Covid nelle Marche. I positivi sono 82, la provincia più colpita è quella di Pesaro Urbino con 27 contagi. Negli ospedali della regione ci sono 8 ricoveri in meno rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva scendono a 11 mentre quelli in semi-intensiva a 28. Ci spostiamo a Marotta, dove dopo i vaccini agli over 60 sono partite oggi le prenotazioni per tutte le altre categorie. Si è appena conclusa la fase di vaccinazione degli over 60, cominciata lunedì 31 maggio al punto vaccinale di prossimità a Marotta di Mondolfo. Circa 200 le persone che si sono recate negli spazi messi a disposizione dal comune, nella sala ciriachi del bocciodromo, per la somministrazione della prima dose. Ora si proseguirà con l'apertura a tutte le categorie già avviate anche dalla Regione Marche. Le giornate previste sono quelle di lunedì 14, martedì 15 e venerdì 18 giugno, dalle 15 alle ore 18. A nome di tutta la comunità voglio ringraziare i medici di medicina generale del territorio, l'ASUR, la regione e i volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile per la loro collaborazione e disponibilità. Dopo questa prima fase, condotta in modo impeccabile da tutti i soggetti interessati all'organizzazione, abbiamo deciso, in collaborazione con ASUR e i medici di medicina generale, di continuare a dare il nostro contributo alla campagna di vaccinazione con ulteriori 3 giornate. Anche in questo caso la gestione amministrativa sarà seguita dai volontari della Croce Rossa, del Comitato Locale di Marotta Mondolfo, mentre le prenotazioni verranno gestite dai volontari della Protezione Civile FA di Bruno. Potranno prenotarsi tutti i cittadini che non hanno ricevuto ancora la prima dose e residenti nei comuni del distretto sanitario di Fano. Sarà possibile prenotarsi chiamando il numero 338-6750-743 oppure recandosi negli stessi giorni e orari al punto informativo allestito dalla Protezione Civile presso il parcheggio del bocciodromo comunale. Il sindaco ci ha fatto sapere che già a metà pomeriggio le prenotazioni erano quasi al completo per tutte le giornate, dunque un'ottima risposta sin dalle prime ore. Cordoglio del presidente della provincia, Giuseppe Paolini, per la scomparsa di Alberto Pascucci, fondatore dell'azienda Caffè Pascucci, che da Monte Cerignone ha diffuso il marchio nel mondo. Era un grande uomo e un grande imprenditore, ha ricordato Paolini. Pascucci si è sempre distinto per la capacità di innovare e per l'attenzione alla qualità del prodotto, senza mai dimenticare la propria terra, anzi traendo dalle sue origini linfa vitale per diffondere le proprie idee. Nel 2015 la provincia aveva assegnato ad Alberto un attestato di pubblica benemerenza alla carriera, consegnato dall'allora presidente Daniele Tagliolini. 5.000 candidati si sono presentati questa mattina alla Vitrifrigo Arena di Pesaro per il concorso pubblico indetto dalla Regione. La figura richiesta è quella del funzionario amministrativo, 36 posti disponibili. Angelica Panzeri ha intervistato i candidati prima del loro ingresso nella struttura. 5.000 candidati si sono messi in fila qui questa mattina alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove si sta tenendo il concorso regionale per 36 posti da funzionario amministrativo all'interno della regione. Misurazione della temperatura all'ingresso, mascherina e poi tutti pronti per entrare alla Vitrifrigo Arena. Emozionati ma soprattutto speranzosi di poter ottenere quel tanto desiderato posto fisso. Gli oltre 5.000 candidati al concorso pubblico per la copertura di 36 posti riservati al profilo professionale di funzionario amministrativo della Regione Marche provenivano da tutta Italia, ma anche e soprattutto dall'intera regione. Le prove sono state scandite in 3 fasi. Alle 8:30 di questa mattina si sono aperti i cancelli per il primo terzo dei candidati, poi alle 12:30 avvio a quelli della seconda fase ed infine alle 16:30 si è presentata la terza fascia di partecipanti.
tutti posizionati a distanza di sicurezza l'uno dall'altro, tra chi è disoccupato, chi ha un lavoro precario, chi un buon impiego ma solo a tempo determinato, in tanti hanno voluto cimentarsi nel grande concorsone indetto dalla Regione. Ascoli. Speriamo bene per tutti, insomma, speriamo che tante persone possano passarlo, sono sempre altruista. Insomma, i posti sono pochi, però ci si prova sempre. E quindi io sono laureata in giurisprudenza, ho il titolo d'avvocato, però siccome non voglio fare la libera professione, quindi ho scelto questa strada. Sto facendo un IFTS, nel frattempo ci iscriviamo ai concorsi locali. Vengo da San Benedetto del Tronto. Impiegata, però ci si prova. Proviamo, però non si sa, vedremo dopo oggi. A provare, certo, certo, sì, sì. Cosa fa nella vita? Io lavoro come bibliotecario. Se riesci a entrare sei fortunata, ma non è facile. Vengo da Macerata, sono disoccupata da un po' e voglio fare il concorso per migliorare la situazione, suppongo. Quindi come? La speranza è quella di trovare un posto fisso in Regione? Sì, sì, abbastanza. Quanto ti sei preparata e come? E sono preparata sulle varie piattaforme, sui libri, attraverso corsi e... diciamo 3-4 mesi adesso ormai saranno, insomma. A Corinaldo, in provincia di Ancona, e perché comunque sono precaria e ho comunque necessità di trovare un lavoro fisso. Sono dipendente di una cooperativa con contratti che comunque sono, giocano sempre sul discorso degli appalti. Un anno ce l'hai e l'anno dopo non sai mai che fine fai praticamente. L'auspicio è quello di trovare un posto fisso in Regione. Sì, si spera. Provincia di Ascoli Piceno. Il lockdown un po' aiutato, no? Siamo a casa, si studia, quello sicuro. E quindi speriamo di trovare qualche possibilità, insomma. Cosa fai nella vita? Io al momento sono dipendente in un comune di Grottammare, però per bando per 30 vinto. E sto aspettando, insomma, possibilità di entrare, visto la mia laurea, che non è facile trovare, diciamo, il famosissimo detto posto fisso, che ormai, insomma, la generazione nostra... non credo che lo troverà mai, o se spera, ma... A Fano non si trovano case da affittare. È la segnalazione arrivata alla nostra redazione, un problema che stanno riscontrando molte famiglie e che ci è stato poi confermato dai professionisti del settore. Le richieste sono state tante questi ultimi anni, di conseguenza gli appartamenti poi finiscono. La ricerca di una casa in affitto si è trasformata in un incubo per lavoratori, giovani coppie e famiglie interessate ad abitare nella città di Fano. Infatti, negli ultimi 3 anni la domanda è aumentata a dismisura, ma d'altra parte l'offerta è calata drasticamente. A spiegarci i motivi è l'esperto Sandro Tonelli, che nell'agenzia immobiliare di Via Cavour accoglie ogni settimana 50-60 persone che chiedono informazioni proprio sugli affitti. Come mai si preferisce, secondo lei, affittare e non acquistare? Perché abbiamo visto che ultimamente è cambiato proprio soprattutto il mondo del lavoro, nel senso la gente non ha più la certezza di avere un posto fisso, quindi sono molte persone che vengono assunte a tempo determinato e di conseguenza impegnarsi ad acquistare una casa potrebbe diventare un problema. In più ci sono molte giovani coppie che vogliono provare a vivere, a convivere insieme e prima di impegnarsi a livello economico, magari cercano appunto di andare in affitto e vedere come va. La pandemia, ci spiega Sandro, non ha inciso particolarmente sul mercato immobiliare, ma semmai sulle esigenze. Infatti vengono richiesti più spazi all'aperto come balconi e giardini. Molto sfruttato poi è il bonus 110%. Noi questi ultimi mesi abbiamo avuto un aumento di richieste di case da ristrutturare. Quindi... comprandole ovviamente a prezzi più bassi e avendo la possibilità di usufruire di questo bonus, molte persone si sono indirizzate verso soprattutto case di fila, case singole, ovviamente dove si può applicare poi il bonus 110. Tra i vari problemi però rientra innanzitutto quello di riuscire ad ottenere un mutuo. Oggi conviene prendere un mutuo perché i tassi sono veramente bassi, ma è anche vero che le banche comunque non danno i mutui così facilmente a tutti, vogliono delle garanzie molto solide, prima di tutto un lavoro a tempo indeterminato e di conseguenza buste paghe sicure. Compra casa? Sì.
Che lavoro fa? Libera professionista. Che garanzie ci dà? Beh, le garantisco che lo pagherò sto mutuo. Servono certezze. Ah, l'unica cosa certa è la morte. Comunque, per avviare la pratica ho bisogno di alcuni documenti, dalla carta di identità, al codice fiscale, alle ultime 23 dichiarazioni dei redditi, lista movimenti di conti suoi, di sua madre, di suo padre, dei vicini di casa, poi bisogno del testamento, diario della terza media, ortopanoramica, coloscopia, pap test. Ah, ovviamente i suoi e del garante, anche della figlia e dell'amante, per esempio, provi a non pagare una rata di mutuo. La chiameremo a tutte le ore. E se non è amore è questo, penso che andrò in affitto. E torniamo a parlare dei parcheggi a pagamento sul lungomare di Fano, perché dopo aver raccolto 600 firme, oggi l'UDC, il popolo della famiglia Nuova Fano, hanno inviato una lettera al sindaco Massimo Seri e ai consiglieri comunali chiedendo di congelare la decisione salvaguardando la stagione turistica e i diritti dei residenti. Infatti, si legge nella lettera, i commercianti sono contrari perché la scelta potrebbe danneggiare le attività economiche, mentre i residenti rivendicano la possibilità di parcheggiare liberamente per andare a casa. Inoltre, eventuali contravvenzioni potrebbero essere annullate, come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con una sentenza del 2007. Sarebbe necessario, hanno concluso, prevedere delle soluzioni e soste alternative, realizzando ad esempio dei parcheggi nell'area degli Orti a Sassonia oppure in quella dell'ex albergo a Lido. Rimaniamo a Fano perché sono partiti i lavori per la pista ciclabile in Via della Giustizia, in progetto anche la ciclabile dell'Arzilla e la riqualificazione di quella in Viale Kennedy. Il prossimo servizio è stato curato da Filippo Pucci. Uomini al lavoro e ruspe in azione da lunedì scorso per la realizzazione del nuovo tratto della pista ciclabile che va dall'ingresso del cimitero centrale di Fano fino al parcheggio dei camper, ovvero Via della Giustizia. Un intervento importante che permetterà così la ricucitura delle piste e lo sviluppo degli itinerari ciclabili. Costo complessivo dell'intervento 60.000 euro. Questa è una ciclabile attesa perché collega dei quartieri molto importanti come la Paleotta, il Poderino, ma tutta la zona Trave verso il centro storico e il mare. Quindi mettiamo in sicurezza pedoni e ciclisti che appunto usufruiscono di questa strada che poi verrà anche asfaltata in seguito. Infatti stiamo progettando e inizierà diciamo entro quest'anno il cantiere anche per la riqualificazione della ciclabile di Viale Kennedy. Stiamo lavorando sulla zona moderazione del traffico, zona 30 di via Trave, di via della Fornace, e quando partirà anche questo a breve la ciclabile dell'Arzilla, riusciremo a collegare anche la zona della Paleotta dell'Arzilla con via della Paleotta, facendo anche in quel caso delle riqualificazioni per mettere in sicurezza pedoni e ciclisti, e quindi tutta questa zona vista in maniera organica riusciremo a metterla in sicurezza per la mobilità alternativa all'automobile. I lavori, aggiunge poi l'assessore Tonelli, dureranno per circa un mese. A seguire il cantiere si sposterà in via della Fornace e lungo via Trave per gli interventi di moderazione del traffico e, successivamente, migliorato il collegamento con la pista ciclabile di Fenile verso il centro storico per un costo totale di 275.000 euro. È un bellissimo intervento che stiamo portando avanti in più fasi, però la visione è quella di mobilità sostenibile, portare avanti questo grande progetto. E ci saranno più Freccia Rossa per Ancona e più treni regionali nelle Marche. Trenitalia ha illustrato le novità previste da domenica 13 giugno. Saranno più di 150 i treni regionali e interregionali in circolazione dal lunedì al sabato e 62 quelli nei giorni festivi con un nuovo collegamento per Ascoli Piceno. Inoltre salgono a 40 le frecce giornaliere. Un'offerta, ha spiegato il direttivo, che mira a incrementare il turismo locale e quello nazionale alla riscoperta delle mete più suggestive della regione. E questa mattina il governatore Francesco Acquaroli ha incontrato a Palazzo Raffaello Arvid Troll, proprietario di Ancona International Airport. Sono molto lieto, ha dichiarato il presidente, di poter annunciare che concederanno a titolo gratuito alcuni locali dell'aeroporto per la sede dell'Agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione che stiamo costituendo. Crediamo nella sinergia tra istituzioni, ha concluso Acquaroli, tra istituzioni e territorio, per lavorare insieme al rilancio delle Marche.
E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Vi ricordo il numero di telefono dedicato come sempre alle vostre segnalazioni, 338-4968-250. L'informazione invece torna domani mattina alle 7 in diretta con il commento alla stampa del direttore Marco Ferri. Buona serata.